Ciao a tutti, benvenuti alla puntata di stasera di Leggera Euforia. Allora, come vedete con me io ho riportato di nuovo in trasmissione un'altra volta, visto che è primavera, le famose piante di canapa, che vi faccio vedere meglio, perché è sempre una cosa tradizionale di Leggera Euforia ogni tanto avere per ospiti queste belle piante e farvele vedere e farvele conoscere. Come vedete sono delle semplicissime piante di canapa, cioè nonostante averle in casa di per sé in Italia già costituisce un reato, non solo, ma come abbiamo visto in diversi recenti casi di cronaca, quando poi qualcuno ha in casa questo tipo di piante, succede che poi anche le altre cose che ha in casa vengono osservate con un altro occhio. Se vengono i carabinieri a casa vostra e trovano due o tre piantine così, per quanto piccole, per quanto poi verrà dimostrato che non c'è ancora principio attivo sufficiente dentro, se avete per esempio in casa un sacchetto di plastica di questo tipo vuoto, verrà detto che questo lo avreste poi in futuro usato per metterci il raccolto e per venderlo, e quindi si sconfigura attraverso questo sacchetto di plastica il reato, la presunzione diciamo di reato di spaccio. Se poi avete in casa anche una semplice bilancina come questa, dove uno può pesare, che ne so, può pesarci le spezie, può pesarci l'oro, può pesarci i gioielli, può pesarci un sacco di cose, perché poi arriva fino a 150 grammi, per cui si può pesare anche cose per cucina e per ricette, verrà sequestrata la bilancia e verrà detto che la bilancia sarebbe servita in futuro per pesare le dosi da vendere, quindi sarà un'ulteriore prova a vostro carico che voi con le vostre piantine intendevate fare reato di spaccio. Anche questi semi, che sono semi comprati legalmente in un negozio in un negozio come ce ne sono tanti in Italia, se vi vengono trovati in casa particolarmente insieme a delle piante, verrà immediatamente anche qui fatto un processo alle intenzioni e verrà così diciamo ventilato che voi proprio i semi li avreste, li seminerete e ne farete spaccio, perché naturalmente si presume sempre che uno non coltivi semplicemente perché piace coltivare, ma perché poi un giorno venderete al mercato nero i proventi e i frutti delle vostre piante. E quindi un vero e proprio processo alle intenzioni. Abbiamo visto addirittura nella perquisizione eseguita a carico di Dominique Brock, che è il leader dei social cannabis club francesi, una quindicina di giorni fa, hanno sequestrato addirittura anche dei CD che erano sul tavolo, i computer e anche CD personali con video di familiari, perché naturalmente si cercava la lista dei social cannabis club francesi e quindi tutto ciò che era informatico è stato sequestrato in casa sua. Questo accade in tantissime case, dovunque venga trovato delle piante o anche una minima quantità di droghe, tra virgolette, che siano leggere o pesanti, poi viene anche effettuato tutta una serie di induzioni su tutto quello che avete in casa, bilance, vasi, sono stati sequestrati nelle case, anche a casa mia una volta fu sequestrato 20 vasi borgnoli di vetro, perché naturalmente a cosa mi servivano a me i vasi borgnoli di vetro? Mi sarebbero serviti poi per conservare e poi naturalmente spacciare le piante che erano state trovate nel mio campo. E quindi questa introduzione è anche un po' per presentarvi le piante, ma anche per fare un po' un panorama della situazione italiana. Sono usciti in questi ultimi giorni alcuni rapporti internazionali, invece che sull'Italia, qui passiamo un po' a un discorso internazionale. In particolare sono usciti il rapporto dell'Agenzia ONU sulla droga e sul crimine, che ogni anno esce ed è praticamente come sempre un rapporto di fallimento, è il bollettino della War on Drugs e praticamente ogni anno ci informa sui fallimenti di questa guerra, un po' come se un esercito che sta combattendo una guerra ogni anno producesse un report in cui si dice abbiamo perso questa postazione, abbiamo perso tot uomini, cioè facesse un elenco unicamente di sconfitte. E infatti una delle notizie che è uscita appunto con questo rapporto, io oggi mi sono stampata le notizie in modo da non stare protesa a leggerle sul computer ma da averle sul foglio, e quindi a Vienna Yuri Fedotov, direttore esecutivo dell'Agenzia ONU contro il traffico di droga e il crimine organizzato, ci ha informato che sono almeno 60 le tonnellate di eroina che ogni anno dall'Afghanistan arrivano in Europa attraverso la Balkan Route, la via balcanica della droga, per un valore di 13 miliardi di dollari.
E quindi questa è la notizia: dopo 50 anni di war on drugs, dopo una quantità di denaro di miliardi, di miliardi, di milioni di dollari, una cifra a calcolarle tutte insieme, queste degli ultimi 50 anni inimmaginabili. E il risultato è che il numero di tonnellate di eroina che transita ogni anno dall'Afghanistan dirette verso l'Europa aumentano sempre di più. Aumentano quindi naturalmente i guadagni per le malavite organizzate, che poi sono conniventi con i gruppi terroristici, come più volte abbiamo visto attraverso varie notizie, e quindi ogni anno si ingrassano e si finanziano sempre più e sempre più, con sempre più denaro che arriva. Naturalmente anche ogni anno poi le agenzie contro il crimine e contro la droga spendono sempre di più, d'altra parte, per finanziare ulteriormente gli enti che si devono occupare di stroncare, fra virgolette, questo tipo di traffico. In realtà poi spesso attraverso la corruzione questi soldi vanno ad aggiungersi a quelli che già guadagnano i produttori principali delle droghe. Qui si parla appunto di 60 tonnellate di eroina, ma si parla unicamente dell'Afghanistan, per cui immaginiamo un po' in tutto il mondo, fra Afghanistan e altri paesi produttori di eroina, fra cocaina, tutto Sud America, tutta l'America Latina, cannabis e tutte le numerosissime droghe sintetiche, pensiamo un po' il valore che noi mettiamo ogni anno in mano alla criminalità organizzata e ai gruppi di narcotrafficanti e narcoterroristi. I proventi del traffico della droga, infatti, secondo Yuri Fedotov, possono avere un effetto destabilizzante sulle economie e sullo sviluppo sociale della regione, ed esiste un rischio concreto che questi effetti possano ostacolare il percorso di integrazione europea dei paesi balcanici. E se questo accade per i paesi balcanici, naturalmente non è che in altre zone del mondo il discorso sia diverso, perché i proventi del traffico di droga possono avere un effetto destabilizzante sull'economia e sullo sviluppo sociale, no? Possono avere, hanno, non soltanto l'Afghanistan, ma dei paesi balcanici, ma un po' in tutto il mondo. Ha concluso Fedotov: l'Agenzia ONU contro il traffico di droga e crimine organizzato è impegnata in una lotta senza quartiere per far fronte al problema del traffico di droga nei Balcani. Quindi la stessa lotta che è iniziata 50 anni fa e che ha portato a questi scarsissimi, fallimentari e penosi risultati. Solo negli ultimi mesi l'Agenzia ONU ha lanciato un programma di controllo dei container nel porto albanese di Durazzo, condotto analisi sul legame fra traffico di droga e corruzione, preparato una bozza del nuovo piano di azione contro il traffico di droga e il terrorismo in Montenegro, e elaborato un programma di prevenzione antidroga e addestrato 517 esperti nel trattamento di tossicodipendenti. E quindi vediamo che comunque le azioni più o meno continuano a essere le stesse, sono sempre le stesse azioni che vengono finanziate, nonostante si sia visto in maniera chiara che i risultati prodotti sono non solo fallimentari ma anche dannosi. È uscito anche un altro rapporto, che è il report annuale dell'International Narcotics Control Board, è stato presentato simultaneamente a Berlino e a Vienna, e questo più che altro è focalizzato al centro, diciamo la denuncia centrale, come dice questo articolo che ce lo segnala, è quella che un nuovo tipo di sostanza psicoattiva viene messa in commercio praticamente ogni settimana in Europa, per un totale di 49 nuove droghe in un anno nel 2011. E questo è un altro argomento di cui abbiamo parlato anche di questo molto spesso, cioè questa continua rincorsa, appena una sostanza nuova, chimicamente sintetizzata, prodotta in maniera sintetica, viene messa nel mercato, naturalmente prima di essere riconosciuta dalle tabelle, prima di essere perseguitata e considerata illegale, passa uno o due anni. Ogni volta che ne viene messa nelle tabelle che viene proibita, naturalmente i narcoproduttori si sforzano di produrre nuove molecole. E così abbiamo che praticamente appunto un totale di 49 droghe in un anno nel 2011, qui parliamo di droghe completamente sintetiche, perché alla fine le droghe poi alla fine sono di poche grandi famiglie, e quello che poi viene elaborato è la molecola a livello chimico, naturalmente essendo tutto un mercato clandestino, senza nessun tipo di controllo. Queste sostanze possono essere potenzialmente molto dannose, perché naturalmente i narcoproduttori non è che si preoccupano di produrre un prodotto che abbia buoni effetti con i minori danni possibili, ma si preoccupano unicamente di produrre un prodotto che non possa essere riconosciuto velocemente dai laboratori delle polizie di tutto il mondo. Secondo lo studio dell'organo indipendente legato alle Nazioni Unite, appunto l'International Narcotics Control Board, il ritmo di introduzione di queste nuove drugs è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni,
tanto da neutralizzare tutte le strategie per la lotta contro le dipendenze fino ad ora adottate. Quindi sappiamo che tutti i miliardi che noi abbiamo speso fino a ieri praticamente in strategie per la lotta contro le dipendenze sono assolutamente buttati via, perché nonostante questi, anzi, sono stati neutralizzati dal ritmo di introduzione delle nuove droghe. Con l'espressione nuove sostanze psicoattive si indicano sostanze stupefacenti che non sono soggette a misure di controllo internazionale, ma che hanno effetti simili a quelle illegali. È un termine generico che include droghe emergenti prodotte in laboratorio, a cui ci si riferisce spesso con i nomi di designer drugs, ma anche di legal hikes, sballo legale, o herbal hikes. Alcune di loro sono riformulazioni di sostanze già catalogate come illegali. La velocità con cui vengono prodotte e messe in commercio queste nuove sostanze rende molto difficile il controllo. Sono sufficienti piccole variazioni nella struttura molecolare di una sostanza illegale per ottenere una nuova che sfugga alle autorità preposte. Un numero preciso per queste nuove sostanze non esiste, però i dati raccolti sono sufficienti per dimostrare che il fenomeno è in rapida crescita. Fra il 2000 e il 2005 sono state scoperte in media 5 nuove designer drugs all'anno, nel 2011 se ne sono registrate 49, quasi 10 volte di più. Il numero di siti internet che offrono questo tipo di sostanze si è quadruplicato in 2 anni. Nel 2012 erano 690 le web che offrivano direttamente al consumatore lo sballo legale, e il ritmo dell'aumento è stato definito vertiginoso. Le sostanze vengono prodotte in paesi con controlli e leggi più blande, ma si consumano poi in tutto il mondo. Ora, naturalmente, può darsi che anche senza le leggi proibizioniste, poi, visto lo sviluppo della tecnologia, il mercato avrebbe sviluppato nuovi tipi di droghe sintetiche. Molto probabilmente, però, in un regime di legalizzazione, sicuramente tutti i nuovi prodotti sarebbero testati e avrebbero delle etichette che più o meno corrisponderebbero all'effettiva composizione. Poi vediamo con gli ultimi scandali anche della carne di cavallo, di tante cose che abbiamo nel cibo, che non sempre la legalizzazione serve ad essere sicuri di ciò che si assume, però perlomeno si è sempre più sicuri quando c'è un'etichetta rispetto a quando non c'è addirittura nemmeno l'etichetta. Sicuramente però le leggi proibizioniste hanno molto spinto il mercato, perché naturalmente appunto vengono prodotte anche in seguito allo stimolo della proibizione, e quindi nella ricerca di trovare molecole nuove che non siano ancora riconosciute come illegali e quindi non diano luogo a pena e a processo nel caso che vengano scoperte. Si tratta dunque di un fenomeno globale, e per questo i provvedimenti devono essere ugualmente globali. Gli stati devono prendere immediatamente provvedimenti per fronteggiare l'abuso di questa sostanza. E si è espresso anche Yuri Fedotov, che vedevamo prima, appunto il direttore dell'ufficio ONU, la sballo legale ribalta completamente quella che finora era stata considerata come una strategia efficace contro la dipendenza. Naturalmente più efficace dal punto di vista suo, che comunque essendo direttore dell'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha tutto l'interesse a dire che erano efficaci. Allo stesso tempo un fenomeno in rapida crescita a livello mondiale è quello dell'abuso di farmaci normalmente soggetti a prescrizione medica, il cui acquisto e vendita diventa di fatto illegale se avviene al di fuori di una terapia prevista dal medico. I farmaci legali di cui più si abusa nel mondo sono analgesici, psicofarmaci, tranquillanti e sedativi, e quindi, se non lo sapete, ve lo diciamo noi, queste sostanze si possono tranquillamente classificare come droghe. L'unica differenza che passa fra una bustina di eroina e uno psicofarmaco o un analgesico o un tranquillante è che questi ultimi vengono venduti regolarmente in farmacia, in seguito in genere a ricette, ma non sempre, perché molti sono anche senza obbligo di ricetta, hanno un cosiddetto bugiardino dove vi si spiega quanto assumere e quali effetti collaterali possono avere. Però poi, a parte questo fatto che ha la sua importanza, assolutamente non c'è nessuna differenza, perché danno dipendenza, possono essere molto dannosi per la salute e, al di là dei benefici che se ne possono avere in alcuni casi, se abusati o se usati fuori controllo, sono parimenti dannosi quanto le droghe illegali, anzi a volte anche di più. Desta particolare preoccupazione l'incremento dei già alti livelli di consumo dei farmaci prescritti per il trattamento dei disordini dell'attenzione o dell'iperattivismo, e questo è un problema che è sorto, diciamo, negli ultimi decenni. È un problema che in America è stato particolarmente sentito, perché in America è consentito vendere questo tipo di farmaci anche per i bambini. In Italia la questione è molto discussa, ma diciamo che è un po' meno diffusa. Fatto sta che c'è un forte rischio di abuso di prescrizioni di farmaci per i disordini dell'attenzione e dell'iperattivismo.
perché naturalmente tutto il problema legato ai bambini potete capire bene anche senza entrare nei particolari che è grosso, perché è molto facile diagnosticare un bambino un disturbo dell'attenzione o un iperattivismo, potrebbe semplicemente essere un effetto, diciamo, delle condizioni ambientali di cui i bambini crescono oggi in Occidente, l'iperattivismo e i disordini dell'attenzione. Se si pensa di poterli affrontare attraverso gli psicofarmaci, quindi attraverso delle droghe, poi è un po' difficile andare a fare strategia per la prevenzione contro le dipendenze nelle scuole, quando poi dall'altra parte si fanno ricette e si danno ai bambini dei farmaci che sono a tutti gli effetti psicotropi e che inducono a tutti gli effetti dipendenza. L'abuso di sedativi e tranquillanti è particolarmente forte in alcune regioni del Sud America, dei quali parla appunto questo rapporto. Un altro argomento di quale vi volevo informare, che è totalmente italiano, e qui si ritorna alla situazione italiana, alle cose che vi dicevo prima, alle persecuzioni nelle case delle persone, a quella che è veramente l'accanimento, specialmente in Italia e per degli aspetti anche in Francia, e molto probabilmente, anche se non sono del tutto ben informata, in Svezia. Io credo che siano le tre nazioni dove in Europa la politica sulle droghe sono particolarmente repressive e particolarmente persecutorie: Italia, Francia e Svezia. E l'Italia in particolare, qui si parla del Serpelloni, che è il direttore del Dipartimento Politica Antidroghe, messo lì da Giovanardi, nonostante che fini non è più in Parlamento. Giovanardi è stato rieletto, in ogni caso, a parte queste fatti, diciamo, che riguardano il Parlamento e il Senato, rimane direttore del Dipartimento Politica Antidroga il nostro caro amico Serpelloni, che poi spesso volte ricorderete ne abbiamo parlato, perché è quello che segnala sempre la cannabis come terribilmente pericolosa, fa venire buchi nel cervello, fa diventare daltonici, si vede il semaforo verde invece che rosso, la gente diventa pazza, butta i bambini nei fiumi, ci sono degli attacchi psicotici in seguito al consumo anche di un semplice spinello, e insomma, diciamo, l'Asling di noi altri, e così noi chiamiamo Serpelloni. È uscita una petizione da parte dell'ASCIA, l'Associazione per la Sensibilizzazione sulla Cannabis Autoprodotta in Italia. Questa petizione si può firmare sul sito legalizziamolacanapa.org, che è il sito appunto di ASCIA, ed è una petizione per chiedere le dimissioni di Serpelloni. È una petizione piuttosto lunga, magari ve ne leggo qualche pezzetto qua e là, perché è veramente una cosa piuttosto corposa. La cultura proibizionista è una finzione inutile e pericolosa, perché nella realtà produce solo un consumo illegale e incontrollato. Non c'è mai stata una politica proibizionista efficace fin dalla messa al bando degli alcolici negli Stati Uniti quasi un secolo fa. La crescita esponenziale dei profitti mafiosi è collegata strettamente all'inasprirsi delle leggi proibizioniste. Non si risolve nessun problema stigmatizzando comportamenti e rimuovendo i problemi. Noi vogliamo, dicono i ragazzi dell'ASCIA, che l'uso delle sostanze sia regolamentato e tendenzialmente ridotto. Riteniamo che vada depenalizzata la detenzione finalizzata al consumo personale e la coltivazione domestica delle sostanze meno dannose come la cannabis. Queste misure colpirebbero immediatamente il gigantesco giro d'affari che alimenta le narcomafie. Inoltre, il regime di monopolio di Stato porterebbe introiti consistenti che potrebbero essere immediatamente destinati a politiche sociali attive. Tutto ciò premesso è considerato che il dottor Serpelloni è un fiero assertore di ideologie e di politiche proibizioniste ed un grande sostenitore della legge Fini Giovanardi, chiediamo le dimissioni dell'attuale capo del DPA Italia, il dottor Giovanni Serpelloni. Nota bene, questa raccolta firme non ha un valore legale, naturalmente, bensì sociale e mediatico. È utile a tenere alto l'interesse pubblico sull'argomento per chiedere a voce alta il rispetto dei nostri diritti e far sapere all'interessato che ci sono migliaia di persone che gradirebbero che si dimettesse. Molte sono state le vittorie democratiche ottenute anche grazie a questo strumento, dice legalizziamolacanapa.org. E la lettera, in sintesi, questa era tutta la premessa, in sintesi è: egregio dottor Giovanni Serpelloni, quindi si rivolge direttamente al dottor Serpelloni, in seguito al palese fallimento delle politiche sulle droghe da lei adottate, la invitiamo a riflettere sull'intervenuta necessità di presentare le dimissioni dal suo attuale incarico di capo del Dipartimento Politica Antidroga. Cordiale salute, il tuo nome è qui, va firmata e spedita. Naturalmente, in maniera parallela, si potrebbe chiedere veramente le dimissioni di tutti coloro che si sono occupati in altre sfere, con altri incarichi e con altre responsabilità delle strategie sulle droghe, perché qui la situazione va peggiorando di anno in anno e non migliora da nessun punto di vista. Aumenta il traffico,
aumenta il consumo, aumentano le dipendenze, aumenta tutta una serie di cose e quando una politica non funziona, fatto sta che in genere si pensa di cambiarla, stranamente nel caso delle droghe, e questo per adesso almeno non è successo. Passiamo poi a un'altra notizia, sempre tratta dal rapporto, dagli ultimi rapporti che sono usciti, quei due di cui vi parlavo. Questa credo che sia sempre questo è il rapporto annuale del Dipartimento di Stato americano sul traffico internazionale di narcotici. E cosa ci dice? Che la produzione di cannabis in Albania è aumentata del 175% rispetto al 2011 e il paese ne è il principale fornitore per l'intera Unione Europea. Quindi le politiche antidroga, oltre a far arrivare a 60 tonnellate il traffico di eroina all'Afghanistan, hanno prodotto come effetto, con tutti i soldi che ci abbiamo speso, che la produzione di cannabis in Albania è aumentata del 175%, un ottimo risultato. Lo scrive nel rapporto annuale, appunto, il Dipartimento di Stato americano, che fotografa la situazione per il 2012, ripreso oggi con grande risalto dai media albanesi. Nel rapporto si sottolinea come, nonostante le autorità albanesi abbiano aumentato l'attività di contrasto di questo traffico, grazie alla migliore formazione delle forze di polizia e all'affinamento delle tecniche investigative che ha portato ad un incremento dei sequestri e degli arresti dei trafficanti, la produzione di cannabis concentrata in alcune aree del paese è sensibilmente cresciuta e l'Albania si conferma paese di transito di cannabis, eroina e cocaina, a causa anche delle lacune nell'attività delle polizie dei paesi vicini. E quindi qui si cerca di dare la colpa alla polizia dei paesi vicini, immagino l'Iran, che d'altra parte dà la colpa alla polizia dell'Afghanistan e a una serie di altre cose politiche, è tutto un rimbalzarsi di colpa. Fatto sta che in Albania è sensibilmente cresciuta la coltivazione di produzione di cannabis, non solo, ma anche il transito di eroina e cocaina che arrivano dai paesi vicini. E sappiamo anche un po' quali rotte seguono queste droghe. In tutto questo, naturalmente, cos'è che si fa in Italia per ovviare in qualche modo a questo disastro costituito dall'insieme, da una parte, delle strategie dei narcotrafficanti, dall'altra dall'assoluta insipienza e inefficacia delle strategie antidroga? Cosa facciamo? Perché noi paghiamo le nostre forze dell'ordine per arrestare grandi trafficanti che portano eroina e cocaina all'Albania? No, perché molto raramente questi vengono arrestati, spesso vengono arrestati piccoli trafficanti, persone che hanno delle piccole partite rispetto al grosso delle tonnellate che passano appunto ogni anno, ogni mese, ogni giorno. Poi naturalmente si dice sequestrata ad Ancona 25 kg di cocaina, sì, ma quei 25 kg di cocaina sono una goccia nel mare, vengono presentati come una grande azione, in realtà i grandi trafficanti, quelli appunto che gestiscono le tonnellate, non vengono mai, non direi nemmeno quasi mai, mai in nessun modo sfiorati, se non in maniera simbolica, per scandalo, perché si sa che la tale persona è un grande narcotrafficante, però gli effetti assolutamente non ci sono. Invece noi paghiamo la polizia per che cosa? Condannato titolare del canapaio. Luca Marola, che fra l'altro è un compagno radicale, era stato indagato per istigazione all'uso di sostanze illecite perché gestisce un sito web attraverso il quale è possibile acquistare semi di cannabis e il necessario per coltivarla. Il reato è stato derubricato a istigazione generica e comunque istigazione. Quindi c'è un reato, annunciato il ricorso in appello. 6 mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della non menzione della pena sulla fedina penale, quindi evidentemente un incensurato, per aver diffuso informazioni sulla coltivazione e proprietà della cannabis. Quindi qui non siamo nemmeno di fronte a un processo alle intenzioni, a un presunto spaccio. Qui si condanna una persona unicamente per aver diffuso informazioni sulla coltivazione della cannabis. È la condanna inflitta con rito abbreviato dal GUP Paola Artusi a Luca Marola, noto attivista locale dei radicali italiani, nonché gestore del canapaio ducale. Una sentenza di cui ancora non si conoscono le motivazioni, ma che di certo è destinata a sollevare dibattito nel mondo degli antiproibizionisti. Cari amici che siete in chat, io sto per finire le notizie, quindi saranno gli ultimi 5 minuti, se avete intanto delle domande fatemele fino a che siamo qua insieme. Luca Marola infatti da anni gestisce 2 botteghe in Oltre Torrente, una in Piazzale Picelli e uno in Via d'Azeglio, che offrono tutto il necessario per la coltivazione di cannabis, compresi i semi, appunto questi semi dei quali vi facevo vedere qua un esempio.
oltre a promuovere informazioni su molteplici utilizzi della canapa indiana. Ad oggi la legge italiana vieta la detenzione di piante se il livello di THC, principio attivo di hashish e marijuana, supera certi limiti. La giurisprudenza però ha stabilito che l'attività di queste botteghe sparse in tutta Italia è lecita. E qui l'articolo, appunto, come vi dicevo prima, è un po', diciamo, inesatto, perché la legge italiana vieta la detenzione di piante se il livello di THC supera certi limiti, però intanto ti arrestano e sequestrano le piante e dopo le analizzano, e a volte passano i mesi prima che questi risultati arrivino e tu nel frattempo stai in carcere a aspettare di sapere se il livello di THC aveva superato o no certi limiti. Ma allora è finito nei guai, perché gestisce anche il sito del canapaio, nel quale si trovano informazioni sui prodotti venduti nei negozi ed è possibile effettuare ordini online. Il PM Paolo Dal Monte ha indagato Marola per istigazione pubblica al consumo di sostanze stupefacenti, un reato previsto nell'articolo del codice penale riguardante lo spaccio. Il magistrato aveva anche ottenuto il sequestro del sito, poi dissequestrato dal riesame, che lo ha ritenuto uno strumento di libera manifestazione del pensiero. E meno male che il riesame ha avuto questo balzo di lucidità. Il procedimento penale però è andato avanti e oggi si è chiuso con una sentenza di condanna, ma non per istigazione al consumo di sostanze illecite. Il giudice ha infatti rubricato, conta sua, aggiungo io, il reato a istigazione a delinquere generica, articolo 414 del codice penale. Non sono ancora note le motivazioni del provvedimento, quello che è certo invece è il ricorso in appello. La sentenza a sezione unita della Cassazione del 12 ottobre 2012 stabilisce che quello che viene contestato a me, come ad altre persone in tutta Italia, non configura reato, spiega Marola. Io mi scuso se poi invece è Marola, io credo che sia Marola. Il mio avvocato, così come il PM, ha chiesto che ne venisse tenuto conto. A rigor di logica dovevo essere assolto. Invece qui c'è stata una degradazione del reato generico. Si può raccontare come una barzelletta, ma ci sono diversi procedimenti simili. Altri tribunali si sono pronunciati diversamente. Quando andremo in appello, sicuramente la giurisprudenza sarà più cristallizzata e dimostreremo che non c'è reato. L'avvocato Paolo Paglia, co-difensore insieme a Ferdinando Piccinini, spiega qual è stata la linea difensiva. La nostra tesi è che non vi sia ipotesi di reato, perché il fatto di esporre la qualità di un determinato prodotto o delle modalità di coltivazione in termini scientifici non istiga a commettere nulla di illecito. Paradossalmente si potrebbe dire che chi espone o vende coltelli induce qualcuno all'aggressione, o lo stesso per le fiction che mostrano le tecniche di uccisione degli assassini. E qui in effetti si torna un po' al discorso vecchio, a me viene in mente l'arancia meccanica quando uscì, che tutti dissero che era un'istigazione alla violenza, mentre invece secondo me era assolutamente un film che faceva riflettere sulla violenza, e quindi fa riflettere non è certamente un reato. E quindi diciamo che se io vi dico per esempio che queste piante le annaffio tutti i giorni, già qui sono dei particolari tecnici sulla coltivazione, che gli do a volte qualche fertilizzante, se vi dico anche che hanno un profumo delizioso, perché lo hanno già, e quindi vi informo anche sulle loro caratteristiche e sulle loro proprietà, già questo configura un reato di istigazione. E quindi, avendovi istigato, io per questa sera vi saluto, la settimana prossima, da Leggera Euforia, ciao!